vecchio ospedale di Monza, che queste volte, a volte è più complicato poi trovare delle destinazioni. E quindi qua si era deciso di fare una cosa diversa, e quindi quello di chiedere dei sacrifici per molto tempo al personale, di spostarsi, di comprimersi, ma di ristrutturare alla fine senza interrompere le attività. È un percorso lungo, molto oneroso, che a volte ha portato anche a slittare, ad avere il problema degli avanzamenti di lavoro, delle risorse aggiuntive, dei tempi che non collimano perché poi devi far spostare da una parte all'altra e non sempre semplicissimo, ma la buona volontà dei concessionari, la serietà dell'amministrazione degli ospedali, dell'amministrazione regionale, ha sempre consentito di trovare un equilibrio tra le richieste, le esigenze economiche e di proseguire. E qua abbiamo oggi una tappa importantissima, perché 300 posti letto, un'area così centrale e importante, è, insomma, voglio dire, abbiamo fatto gran parte del lavoro che deve proseguire, ma oggi San Gerardo, anche dal punto di vista infrastrutturale, ha quasi completato una sua trasformazione che lo pone anche come struttura fisica tra gli ospedali lì. Per questo la grande sfida dell'IRCCS aveva un senso prima, ha un senso ancora maggiore oggi, la riprendiamo, non l'abbiamo mai interrotta, ma con grande determinazione, contiamo entro fine anno, se il Ministero sarà reattivo nel valutare i nostri dossier, di concluderlo. Peraltro questa è stato detto con una squadra che è la Fondazione Monza e Brianza, che questa è una unicità di Regione Lombardia che crede nella capacità anche del privato di essere protagonista di grande eccellenza e quindi di entrare, dell'università che qui è una da sempre a casa sua, è la casa dell'università anche. A tal punto che mettono i soldi e comprano le macchine, fanno degli investimenti importanti e ne sono preziosi. Quindi siamo stati tutti scossi, tutti voi nel territorio, noi veramente, questo ci ha segnato molto e nessuno di noi potrà dimenticarlo.